Cominciamo con la vicepresidente del Senato, Paola Taverna, Movimento 5 Stelle, benvenuta. Buonasera, grazie. Senatrice, benvenuta. Allora, cominciamo dai 5 Stelle, quindi magari ci spiega un pochino a che punto siamo e che sta succedendo. Noi con grande responsabilità e coerenza abbiamo fatto tutto quello che è possibile per far partire un governo di rinnovamento e un governo che sia veloce a partire. Abbiamo fatto un contratto, abbiamo proposto un contratto dove stiamo invitando le forze politiche che sono state premiate insieme al Movimento 5 Stelle alle elezioni di dare delle soluzioni alle domande del Paese. Però senta, voi non è che avete fatto proprio tutto il possibile, perché è vero, avete offerto questo contratto, però uno dei contraenti gli avete detto vieni tu ma senza Berlusconi. Noi crediamo che Berlusconi non possa essere nel progetto di un governo di rinnovamento. Berlusconi è una figura che appartiene ai 20 anni della politica che ci stiamo lasciando alle spalle, quindi abbiamo fatto la nostra proposta a quelle che sono le due forze politiche che hanno ricevuto il maggior consenso, quindi la Lega e il Partito Democratico. Mi permetta di contestarle che il maggior successo l'hanno avuto il Movimento 5 Stelle e la coalizione di centrodestra, non la Lega. Voi non è che potete scegliere uno all'interno della coalizione, oppure se potete farlo perché? No, ci sembra che siano loro a scegliere di essere un centrodestra quando vogliono. L'hanno fatto in virtù della legge elettorale che gli consentiva di andare in una coalizione finalizzata ad ottenere il maggior numero di seggi, però abbiamo visto anche immediatamente dopo le consultazioni con il Presidente tre premier, tre programmi che non vanno d'accordo tra di loro, con delle affermazioni differenti le une dalle altre, quindi riteniamo che il nostro interlocutore per un progetto di governo sia comunque la Lega. Che però non vuole parlare, cioè loro dicono noi veniamo, però noi siamo insieme a lui. E quando poi Berlusconi che problema mi crea? Perché non è candidato premier, non è parlamentare, non ha e non vuole cariche pubbliche. Per noi è un retaggio del passato che non può sposarsi con quello che è un concetto di rinnovamento o di governo di responsabilità o di governo di innovazione che stiamo proponendo al Paese. Tant'è vero che ci presentiamo con una innovazione sotto il profilo italiano, che non è così in Germania, un contratto. Abbiamo chiesto a queste due forze politiche, che sono i nostri interlocutori attuali, di fermarsi con noi a un tavolo, di puntare su quelle che sono delle soluzioni per i problemi del Paese. Io le faccio notare una cosa, è cambiato proprio il paradigma ormai nel Paese, non ci sono più le agende dei partiti che si presentano, ma ci sono delle istanze che vengono dai cittadini che hanno bisogno di risposte. Su questi punti e su questi fatti noi vogliamo incontrarci con PD o Lega e proporre delle soluzioni per il Paese. Senta, io non è che ci tenga al fatto che voi vi portiate Berlusconi, però c'è una contraddizione. Lei dice una cosa molto pragmatica, il contratto con delle cose da fare, poi dice però c'è un retaggio del passato, c'è una questione di principio, Berlusconi no. Allora io le dico, in Forza Italia ci stanno anche delle figure che è difficile portare, diciamo vedere in loro qualcosa di berlusconiano. Cioè, qua mi sono segnato Giusy Versace, ci sono Antonio Tajani, il Presidente del Parlamento Europeo, ci sono delle figure, Antonio Martino, un economista di grande valore, ci sono delle figure che a prescindere dall'immagine che a quanto pare a Berlusconi a lei non piace, anche per lei è il male assoluto Berlusconi. Queste sono affermazioni che ha fatto Alessandro, io nei tempi ne ho fatte altre probabilmente ugualmente forti. Sì, ma ne parleremo del suo tratto istituzionale, diciamo. Ma non mi soffermerei sulle parole che poi si sposano però, a un momento politico. Se non lei dice siamo pragmatici, allora pragmaticamente voi individuate, come avete fatto per la Casellati, no? Una persona che non ha problemi magari con la giustizia, che è una figura pragmaticamente nuova. Noi abbiamo bisogno di numeri per poter governare, questi numeri ci vengono dati o dalla Lega o dal Partito Democratico, lo proponiamo su una base di un contratto che credo che sia l'impegno più serio che possiamo prendere con gli italiani. A quel punto lei capisce bene che Forza Italia diventa irrilevante, quindi continuiamo a credere nel nostro progetto. Ora arriva Salvini e glielo domanderemo. Se... Beh, certo. Allora, parliamo del PD. Da quella parte va ascolta qualcuno. Oggi Martina ha dato tre temi, ora anche Martina sarà il nostro ospite, quindi parleremo con lui. Il PD è meglio del centrodestra? No, non c'è un meglio o un peggio, assolutamente. Ci sono due forze politiche che hanno avuto dei risultati che noi rispettiamo e stiamo parlando con entrambi. Il PD è un pochino più difficoltoso per
questioni interne che devono chiarire più tra di loro che con noi. Noi siamo stati molto lineari, molto coerenti, abbiamo detto che questa volta non si parla più dei partiti ma si deve parlare dei cittadini, sappiamo che c'è un paese che sta soffrendo di cose che sono sotto gli occhi di tutti e che devono interessare tutte le forze politiche a prescindere dal colore. Abbiamo un paese con 5 milioni di poveri assoluti, 12 milioni in povertà, più del 30% della disoccupazione giovanile, non sono più discorsi di formazioni politiche, sono discorsi di problemi e soluzioni. Allora, qua torniamo però al punto di prima. Facciamo conto che il PD dica sì, parliamone. Il nostro ministro in un eventuale governo di Maio sarà Maria Elena Boschi. Ma dei ministri ne parliamo con il Presidente della Repubblica, che è l'unico interlocutore deputato a farlo, quindi però, non mi chieda di... No. Però ci sono dei nomi anche di là simbolicamente pesanti per voi da digerire, o no? Noi abbiamo presentato una squadra di ministri, ma ripeto, è un discorso che deve ancora venire ed è un discorso sì, che faremo esclusivamente dire con il Presidente della Repubblica. Se lei mi può dire, però questa è no, la mia il risposta. PD ha delle figure che comunque politicamente voi avete avversato. Matteo Renzi, come ex premier, può aspirare legittimamente alla posizione di ministro degli esteri, così anche Paolo Gentiloni, o ci sono anche da quella parte delle questioni legate alle persone e a come suonano al vostro orecchio? Le ripeto, sarò categorica, è un discorso che faremo esclusivamente con il Presidente della Repubblica nel momento in cui ci sarà una forza politica insieme a coloro con i quali stiamo cercando di dialogare, che si può presentare per dire questo è il nostro progetto, questi sono i punti che vogliamo mettere in pratica, queste sono le figure perché noi abbiamo però presentato... Però non avete delle preclusioni verso le persone nel caso del PD? Non dovrebbe averle il Presidente della Repubblica, noi abbiamo una nostra squadra e su quella stiamo puntando. Quindi se Mattarella vede bene Renzi ministro, Gentiloni ministro, Renzi può essere un ministro del governo di Maio in teoria. Intanto dovrebbe chiedere a Mattarella chi vede bene, io questo non lo so, so beh, quali sono le nostre proposte, non so neppure questioni, quali sono le proposte del Partito Democratico che in questo momento, nonostante molti dei nostri inviti, è rimasto un pochino ai margini. Noi speriamo che entrambe vogliano sedersi a un tavolo per parlare di problemi. Non ricadiamo nella solita politica delle poltrone di chi propone uno o chi propone l'altro. Beh, c'è però un paese su Berlusconi voi siete netti, altro. Su Renzi no. Io le parlo di Forza Italia. Per me l'interlocutore Berlusconi non c'è. Ne abbiamo parlato Senta, già abbastanza nella scorsa punto, legislatura. Se verrà dato un incarico esplorativo alla Presidente del Senato, alla sua Presidente, la Casellati, cosa andrete a dire? Lei no? Lei no, riferito a chi? Lei Presidente no, perché lei è una di Forza Italia, noi lei non la vogliamo. Scherziamo. No, lei sa come sono andate, come è stato l'inizio di questa legislatura. Noi abbiamo puntato sull'importanza di rendere un Parlamento immediatamente operativo e su quello abbiamo trovato delle convergenze con la Lega che ha proposto come suo candidato la Casellati. Noi sapevamo che volevamo come Presidente della Camera Roberto Fico. Abbiamo detto di no a un condannato in via definitiva, dopodiché Matteo Salvini ha portato il nome della Casellati che oggi è il Presidente del Senato e per noi è una figura di garanzia e di imparzialità. Quindi qualora Mattarella decidesse di dare un mandato esplorativo al Presidente del Senato siamo garantiti e sicuri che si comporterà con estrema imparzialità così come la sua carica richiede. Cioè emendata dal suo essere stata di Forza Italia nel momento in cui diventa Presidente del Senato? Oggi è Presidente del Senato, così come Roberto Fico è Presidente della Camera, sono figure istituzionali che se incaricate di una responsabilità... Ma Silvio Berlusconi ha fatto una sua storia, sono 20 anni, in cui un paese oggi si trova in delle condizioni sicuramente peggiori di come era stato preso in carico. Noi proponiamo un governo di rinnovamento, non però può continuare a parlarmi di Berlusconi. La Casellati è il nome che è stato fatto da Matteo Salvini, oggi ricopre la seconda carica dello Stato e io credo che meriti il rispetto e la sicurezza che sarà una figura imparziale. Cartello 10, la Presidente Taverna, che adesso giustamente come Vicepresidente del Senato ha questo tratto istituzionale così spiccato, diceva: li guardo, sedute alla mia destra e alla mia sinistra, piccoli uomini grigi, tetri come i loro pensieri, opachi come le loro intenzioni, sepolcri imbiancati, pronti a sbranare gli ultimi brandelli di un paese morente. È finito il tempo di fare i prigionieri. Si ricorda da ragazza sì, quando sì, diceva queste io. Cose? Sono io, mi riconosco, ma non rinnego
nulla della mia azione politica, sono stati momenti concitati dove noi entravamo in un Parlamento con un numero importante, una forza completamente nuova e ricordiamo che però questo è un Parlamento che probabilmente ha sentito anche l'impulso del rinnovamento che ha portato il Movimento 5 Stelle. Credo che sia il Parlamento più giovane come età dalla sua Costituzione e con il più alto numero di donne. Quindi c'è un altro momento, c'è un'altra fase, io non cambio, però oggi ho un ruolo che mi sento molto onorata di ricoprire. Senta, molti osservatori dicono, bisognerà vedere perché se l'incarico viene dato alla Presidente Casellati, l'occhio è verso il centrodestra, se viene dato al Presidente Fico, l'occhio è verso il centrosinistra. Lei trova una natura non solo nella presidenza di Fico, ma anche nella parte politica che lui esprime, i 5 Stelle, trova una natura fondamentalmente più di centrosinistra rispetto a quella del centrodestra. Si sente alternativa al gruppo di Salvini e Berlusconi, lei? Io credo che oggi siamo chiamati ad essere forza di governo, non è un essere alternativi, bisogna essere complementari per quelle che sono le istanze del Paese. Io sento molto la responsabilità del grande consenso che ci ha dato il Paese nelle votazioni del 4 marzo. Noi abbiamo preso il 32% dei consensi, quasi 11 milioni di voti, e credo che oggi siamo chiamati tutti ad una maturità e ad una responsabilità, perché il Paese non può più aspettare, visti anche gli scenari ai quali stiamo assistendo. Credo che un governo sia indispensabile e che sia un governo fatto da persone che vogliano risolvere i problemi. Ci pensa che se il PD rimane indisponibile, se Salvini, che ora verrà dopo di lei a essere intervistato qui di martedì, se Salvini non scioglierà l'alleanza con Berlusconi, voi avrete avuto 11 milioni di voti, il 32%, e passerete la mano, non sarete riusciti a fare il governo. Sente questo come un potenziale fallimento o come un potenziale investimento sul futuro? Continueremo a raccogliere consensi? Noi non stiamo passando la mano, noi stiamo facendo una proposta che trovo talmente concreta e talmente valida per il momento storico e politico che stiamo vivendo, che mi risulta difficile immaginare che non ci sia la stessa responsabilità nei confronti di coloro che stiamo invitando a parlare di problemi. È cambiata la politica, noi oggi abbiamo due poli, il PD e la Lega, che devono sentire sulle loro spalle la stessa responsabilità che abbiamo noi. La sentiamo tutta la responsabilità di fare un governo, e per questo che ci stiamo impegnando e stiamo proponendo dei punti talmente chiari che debbono essere necessariamente condivisi. Senta, chiari, alcuni dei vostri dicono non tanto. Io mi ricordo che voi eravate per l'uscita alla NATO, adesso avete detto no, la NATO va bene, eravate per l'uscita dall'euro, poi alla fine l'euro andava bene, eravate a fianco di Assad in qualche misura e adesso invece Assad è diventato cattivo. Il Foglio dice: se guardate da quando hanno vinto le elezioni, i 5 Stelle hanno cambiato il governo, l'hanno rigirato un po' come come una frittata. No, non condivido, ho letto l'articolo del Foglio e non lo condivido. I punti che sono stati votati sono esattamente quelli che stiamo portando avanti. Noi siamo stati sempre molto responsabili sia nelle critiche che negli apprezzamenti. Sappiamo il valore degli accordi internazionali, sappiamo il valore che ha avuto la NATO, sappiamo che c'è un articolo della Costituzione che dice che l'Italia ripudia la guerra e su quello non transigiamo. Mi lasci una domanda per Salvini e una per Martina, se la... Quando cominciamo a pensare, noi abbiamo dato mandato al professore della Cananea di verificare i punti di convergenza sui nostri programmi. Abbiamo chiesto anche di accelerare, speriamo che entrambe abbiano voglia di sedersi a un tavolo e parlare di soluzioni per il Paese. Paola Taverna, vicepresidente del Senato, grazie per essere stata con noi per mangiare, e poi arriva Salvini.